Scusi, senta, signor guardapassi, può rispondere a qualche domanda? Io? Siamo della televisione. Un momento, aspetti, scendo giù io, si fermi un po'. Per il personaggio del giorno siamo qui a Milano per intervistare il signor Menelao Guardabassi. Che cosa fa di bello su questo barcone? Lo vede, viaggio. Ogni tanto mi danno un passaggio e mi faccio una crociera a gratis. Lei è pensionato, non è vero? Ma si sente quando parlo? Certo che si sentirà tutto, registriamo. Sì, io lavoravo, facevo il sorvegliante dei lavori. Ex perito. Adesso non lavoro più, c'ho la pensione. Ecco, è appunto di questo che volevamo parlare. E ci può dire a quanto ammonta la sua pensione? Parli pure liberamente, non avrà mica paura del fisco, no? No, no. Prendo 32.000 lire al mese. E come fa? Non mi lamento. Ogni mattina alle 7 in punto, tac, sveglia. Salto su, una bella boccata d'aria, poi vado io con quella roba lì. E a lei, vado via di macchiage. Signora, la chiave del rubinetto. Attenta alla testa. Grazie. Eccola, direttamente alla fonte. Qui c'ho tutto il mio bel necessaire, lo spazzolino da denti, la pasta del canarino. Ho detto una roba di reclame. Vabbè, casomai la taglia, Mi lavo i denti. Poco, ma bene. Le mani invece me le lavo con questo. Sa cos'è questo qui? Non è mica una saponetta, Questa qui è la carta gialla, la paglierina, quella del negoziante. Molto meglio del sapone. Le saponette di oggi, non si sa mai quello che ci mettono dentro, invece questa qui è una roba, guardi, di prima qualità. Guardi, guardi. Sai, quella carta che ci mettono dentro anche il tonno. Senti il profumo del mare. Lo senti il profumo del mare. Senti il profumo del mare. Ma lei un bagno vero e proprio non se lo fa mai? Sì, a Ferragosto. Fare il bagno troppo spesso, capirà, fa rovinare la pelle. I capelli li porto lunghi, mica per risparmiare la barbiere, ma perché tengono caldo al collo. La colazione non la fa? No, no, è un vizio che non ho. Sa, non sono mica uno di quelli che pensano soltanto a mangiare e a bere. Non prende neanche un caffè? Sì, bravo. Comincio a drogarmi la mattina presto. Poi il caffè eccita. Sì, magari qualche volta quando voglio fare dei bagordi la domenica vado con gli amici, con i cibi cotti, a lei. Insomma, non mi lamento, ecco. Senta, senta, non prende l'autobus? Non lo prendo mai. Io sono un tipo indipendente. Più sei a sinistra. Postala, più sei a sinistra. Ancamon pu. Dai. Scusa. Perfetto. No, no, non ci siamo. Sposta, sposta. Ehi, ma smolla quel cavo. Tiralo su di sinistra, no? Ma vabbè, con il bagaglio di esperienze che ho io, gli dici una cosa due volte, basta, no? Ostia, non posso mica stare qui fino a mezzogiorno a perdere la testa per loro. Torna a casa a mangiare? No, vado all'ambulatorio. Federale. C'ho un appetito oggi. Vitamina B12 e vitamina C. Quello è un pasto completo, eh? Un primo, un secondo con contorno, frutta e anche il panettone. Cos'è che vuoi ancora? C'ho la tosse. E allora? Mi dia il sciroppino. Dopo la puntura è un ottimo digestivo. Sciolto dentro nella camomilla, beh, molto meglio dello zucchero. E ben caldo, con una buccia di limone, fa da punch. Ah, le donne le interessano ancora, vedo. Urca. E da quanto tempo non si intrattiene con una donna?
Guardi, in confidenza che io prendo anche la tredicesima, che è un surplus. Quando prendo questa tredicesima... Salve, me lo fai quel servizietto? C'è il tempo adesso. Mano calda 1000, fredda 500. Mano fredda. Tola 500. Dai, Laura, fa un lavoro ben fatto. Mi chiami no, Laura, mi chiami Maria. Ma io penso ad Antonelli, così riesce meglio. Non sarei mica gelosa, eh? Il pomeriggio come lo passa? Beh, non mi lamento. Mi siedo sul mio pieghevole e sto lì bello, tranquillo, davanti al video. Ma non c'è l'audio, ma forse è meglio. Il solito. Ecco qui la Bologna. Ecco. Sì che? 200 lire la mortadella, 100 lire la mela e 100 lire il pane. Scusi, ma fino a ieri 100 lire di pane erano 25 centimetri. Adesso sono 20. Beh, ma non lo sa che c'è stato l'aumento, scusi. Buonasera, signora. Buonasera. Ah, sì, ma tanto lei le va sempre bene, no? Sì, sì. Io non mi lamento. Ma qualche volta mi incazzo. Ma scusi, lei non ha neanche il materasso? Beh, bravo. Dal primo posto che gli altri vanno a guardare. Mi sbaglio o in questa stanza non ci sono finestre? Meglio, no? Così d'estate non entra il caldo. È d'inverno e non entra il gelo. Temperatura costante come nelle cantine. E pasteggia a sciroppo? Eh già. E così, come può constatare, io finisco la mia giornata in attivo. Dunque, calcoli questo fatto. 500 lire al giorno per il mangiare, no? In un mese fanno 15.000 lire. Oh, il mese di febbraio, poi ne ha 28, così mi posso prendere una bella sbordia del vino d'Oltrepò. 15 per il mangiare, poi 13 per il subaffitto della casa. Fanno in tutto... 28. 28, bravo. Con le prime 2.000 lire che mi avanzano, mi levo le libidini che voglio, capito? Mi restano ancora 2.000 lire, così posso affrontare, volendo, i tempi duri. Certo, un po' di previdenza non guasta. Eh sì, pensi che ci sono dei pensionati che hanno anche la moglie a carico? Ha i mobili dipinti sul muro, lei. Occupano meno spazio, no? Guardi, c'ho anche la gibot. Tiene un caldo. Ma lei fa tutto con i giornali? Ma non c'è la libertà di stampa, scusi. Dica, ma lei è un bel filetto, per esempio, non lo vede mai? Filetto? Ma cos'è? Ah, quello che c'hanno gli ufficiali... L'esercito qui. No, io parlavo di quel pezzo di carne tenera che sta tra i lombi del manzo. Carne, filetto. Ah, il filetto, filetto. Filetto. Il filetto. Filetto. È filetto. Il filetto. Il filetto!